Buongiorno a tutti. Come saprete, da pochi giorni il governo è intervenuto con un decreto legge con cui si è modificata la disciplina dell'esame di abilitazione forense. Per la prima volta nella storia, in relazione a situazioni particolari ed eccezionali collegate all'emergenza pandemica, l'esame di abilitazione alla professione forense si svolgerà attraverso un orale abilitante. Abbiamo avuto tutti modo di leggere nei giorni scorsi le peculiarità e le caratteristiche di svolgimento di questo esame. La nostra intenzione è quella di avviare a breve un corso di preparazione che sia tarato esattamente sulle peculiarità delle nuove modalità di svolgimento dell'esame. Il corso sostanzialmente riprodurrà e simulerà esattamente la prova orale. Come intenderemo strutturarlo? È molto semplice. Sostanzialmente struttureremo il corso con delle interrogazioni individuali che vengono svolte attraverso la piattaforma Zoom su orario concordato con il docente e quindi sostanzialmente riproducendo esattamente le condizioni dell'esame all'orario stabilito il singolo candidato, il singolo corso riceve ovviamente direttamente appunto dal docente la traccia da svolgere. Gli viene concesso un tempo di 30 minuti per lo svolgimento della traccia attraverso ovviamente l'ausilio dei codici commentati. Scaduto il termine di 30 minuti, come previsto ovviamente dal decreto legge di modifica della disciplina dell'esame, il candidato verrà interrogato dal docente via Zoom e quindi dovrà esporre le questioni sostanziali e processuali sottese alla traccia che gli è stata assegnata. Successivamente riceverà la valutazione con il voto, una dispensa di studio esplicativa della traccia assegnata e soprattutto la video lezione esplicativa dell'argomento assegnato sulla traccia. E quindi sostanzialmente questa metodologia vi consentirà intanto di prepararvi a un nuovo approccio psicologico, quindi un conto era ovviamente la predisposizione del parere illustrato della prova scritta, un conto sarà invece affrontare una prova orale. Quindi il corso vi consentirà di avere un impatto, di prepararvi dal punto di vista dell'impatto psicologico, vi consentirà di allenarvi nella capacità espositiva orale e appunto nella velocizzazione del metodo di ricerca delle massime giurisprudenziali nel codice commentato. Quindi si tratta di una modalità completamente innovativa che si compone poi appunto di una serie di lezioni. Abbiamo la possibilità appunto di proporre colloqui, diciamo, e simulazioni singole o appunto acquistare l'intero corso che prevede praticamente lo svolgimento di 15 simulazioni. Chiaramente potrebbero appunto svolgersi alcune simulazioni di diritto civile, alcune di diritto penale o tutte di diritto civile o tutte di diritto penale o tutte di diritto amministrativo a seconda ovviamente della preferenza che appunto il candidato esprimerà preventivamente. Si tratta di una modalità chiaramente innovativa che partirà appunto dalle prossime settimane. Per maggiori informazioni potrete contattare la segreteria organizzativa del corso.